Ingegnere, allora, Cerbero è un esperimento a livello nazionale, parte da Verona e introduce tante novità. Ci può descrivere quali sono i valori aggiunti di questo strumento? Il valore aggiunto, ce ne sono due in principale. Primo è il primo apparecchio che utilizza l'intelligenza artificiale per il riconoscimento delle scene. E secondo, l'involucro l'abbiamo realizzato in collaborazione col centro di meccatronica di Trento ed è fatto con una stampante 3D. Vedete che è abbastanza particolare e quindi è fatto da una macchina. È realizzato completamente da una macchina in modo automatico. Quanto tempo è servito per mettere a punto la tecnologia? È cinque anni che stiamo lavorando alla realizzazione di questo prodotto. 5 anni. E che tipo di situazioni potrà rilevare questo strumento? Chiaramente situazioni non corrette. Allora, questo nuovo sistema per fare i rilevamenti su strada è addestrabile e quindi nel tempo possiamo addestrare la macchina a riconoscere tanti tipi di situazione, dall'uomo che ha il cellulare in macchina, alla doppia fila, alla macchina che è davanti al passo carraio, tutta una serie di situazioni che potranno essere utili nel normale lavoro della gente. Ma il concetto è che abbiamo una macchina che possiamo addestrare a fare compiti nuovi, che adesso è impossibile da insegnare ai normali computer. Dall'altra parte ci sarà comunque una persona, in questo caso della polizia locale per esempio, che controllerà eventuali situazioni e potrebbe anche poi eventualmente far scattare la sanzione. Certo, infatti ci teneva l'ha sottolineato il comandante, questo non fa multa a strascico, non è automatico nel fare la sanzione, è automatico nel fare il rilievo e poi c'è un essere umano preparato che vaglia i vari casi che, da analizzare insomma.